Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto capire dal titolo, non è un video divertente, non è un video leggero. Io su questo canale ho sempre cercato di portare contenuti allegri che ispirassero le persone a far sempre del loro meglio e insomma volevo rendere le persone, non dico che volevo rendere le persone felici, però volevo magari fargli spuntare un sorriso sul viso o comunque portare dei contenuti interessanti che insomma potessero far prendere alla leggera un po' la giornata. Purtroppo oggi non è quello il mio intento perché sono qui per parlarvi di una cosa molto brutta che mi fa venire gli occhi lucidi, insomma, quindi è difficile parlare di questo. Non credo sappiate quanto io tenga agli animali e alla vita degli animali. Io rinuncerei a tutto pur di poter un giorno far qualcosa di buono per gli animali e sto studiando per raggiungere il mio sogno, per coronare il mio sogno. E fin da piccola ho sempre voluto un cane. Purtroppo i miei genitori non me l'hanno mai preso perché io sono molto disordinata, molto sbadata e non do attenzione, diciamo, alle pulizie in casa, tipo queste cose, quindi per vari motivi non me l'hanno mai preso e anche perché abitiamo in un appartamento. Ovviamente io ho sempre avuto un debole per i cani per strada. Se mi avessero detto ti compriamo un cane, probabilmente avrei detto ai miei genitori di no e avrei voluto prenderne uno in strada. E da piccola ero felicissima quando una cagna partoriva sotto casa mia, perché voleva dire prendersi cura di cuccioli, voleva dire portargli da mangiare, avere qualcuno che dipendesse da me. A me piace sentirmi importante per qualcuno, perché secondo me alla fine lo scopo della nostra vita, insomma, è amare ed essere amati, no? E il mio amore si concentrava sui cuccioli quando ero piccola. Non so perché viene da piangere, raga, non è che sto parlando di qualcuno che è morto, cioè, boh. Vabbè, fatto sta che, sempre appunto crescendo, con gli anni, ho imparato anche a capire che quando una cagna partorisce per strada non è una gioia, perché quei cuccioli sono destinati quasi sempre a morire. Le persone che adottano animali per strada sono zero. Tutti preferiscono comprarlo un cane con il pedigree, ovviamente, ma non li biasimo, cioè ognuno poi. Sono io che, diciamo, mi piace prendermi cura dei trovatelli e probabilmente quando sarò grande, se avrò un lavoro o meno, comunque avrò una pensione per animali, sicuro. Ho imparato quindi col tempo a capire che una cagna incinta non è una cosa bella per lei e per i cuccioli, perché sono destinati quasi sempre a morire. Purtroppo non so se in tutta Italia, ma nel mio quartiere ormai c'è la raccolta differenziata da parecchi anni. Questo vuol dire che la spazzatura non è più in giro. Questo vuol dire che se qualcuno non gli dà direttamente da mangiare a un cane per strada, quel cane muore di fame. E io non sopporterei vedere una cucciolata morire di fame. L'altro giorno ho salvato un gattino dal canalone. Probabilmente sarebbe morto il giorno dopo. E mi sono chiesta se ho fatto la cosa giusta o meno, perché io salverei qualsiasi animale al mondo, ma non so se ho fatto la cosa giusta perché aumentando i gatti aumentano ovviamente i parti, ovviamente aumentano i cuccioli per strada e aumentano le morti, però io non avrei mai lasciato morire quel cucciolo, quindi alla fine penso di aver fatto la cosa giusta. In questo video però mi rivolgo ai bastardi che abbandonano i cuccioli per strada e mi rivolgo a loro perché non mi era mai capitato, diciamo, in maniera così diretta e personale che accadesse qualcosa del genere. Tante volte ho visto animali abbandonati, tante volte io mi mettevo a piangere perché un cane. Io conosco tutti i cani della zona e da un giorno all'altro in questo periodo cioè, li sto vedendo aumentare in maniera assurda. E certe volte mi viene da piangere per questo motivo, perché non è giusto. Le persone non capiscono che sono vite. Non possono. Già è sbagliato, secondo me, il concetto di comprare un animale, perché tu, se hai la possibilità di averlo, diciamo, che ne so, di salvarlo dalla strada, perché comprarlo? Cioè, io posso capire comprare un cavallo, perché il cavallo non è che lo puoi trovare nella prateria,
Ma un cane, magari una cucciolata sotto casa, però no, tu vuoi comprarti il dalmata, quindi ti devi comprare il dalmata. Sarò io che non capisco queste cose, però insomma, sono fatti in un modo diverso. In ogni caso, stavo appunto parlando di qualche essere ignobile che ha abbandonato sei cuccioli davanti il cancello di casa di Romolo. E Romolo mi ha chiamato quando è successo 3 giorni fa ormai. E lui ha dato di nuovo conferma del fatto di essere la migliore persona del mondo. Ma perché mi viene da piangere? Raga, io ho un problema, comunque piango sempre, cioè basta. Sembro una piagnona. Boh, vabbè. Perché mi deve venire il ciclo, allora ho gli ormoni sballati. Sono vulnerabile. Dicevo comunque che questi sei cuccioli Romolo li ha trovati davanti al suo cancello e ovviamente, cioè non è molto ovvio in realtà, non è per niente ovvio, ma insomma li ha presi con sé e li ha portati su. È andato a comprare tutti gli ingredienti per poter fare il latte per cuccioli e li ha nutriti e gli ha dato insomma tutto il necessario e ha deciso di tenerne qualcuno, magari due, magari tre, non lo so ancora. Sono sei questi cuccioli, sono davvero troppi, quindi anche in termini di spazio e in termini di sterilizzazione, perché se sono maschi, cioè essendo sia maschi che femmine, tra un anno farebbero altri cuccioli e diventerebbero magari 15 e poi 20 e poi 50 e non è davvero possibile. Quindi lui vorrebbe sicuramente tenerne, ma gli altri dobbiamo dargli in adozione. A proposito, se qualcuno di Catanzaro sta guardando questo video e fosse interessato, non lo so, magari scrivetemi su Instagram. Questi cuccioli sono bellissimi, inutile che io ve lo dica. E quando io sono arrivata lì per vederli, perché quando li ho trovati ero a Cosenza, boh, mi sono messa a piangere perché per me è una cosa. Cioè, mi sono più messa a piangere non per il fatto di vederli, ma per il fatto che lui se li sia portati tutti quanti lì. Cioè, non lo so, è stato un insieme di emozioni che mi ha fatto piangere. Io ho questa sensibilità verso gli animali, raga. E se per esempio vedo, che ne so, un giorno ho visto sul lungomare della mia città un signore anziano con un cane molto vecchio. Praticamente stavano camminando e questo cane gli si era tipo impigliato il collare. Allora ho visto questo signore anziano che si è abbassato e con la schiena tipo tutta per sciogliergli il collare, insomma, e mi sono messa a piangere. Cioè, raga, è assurdo perché per me è stato un gesto bellissimo. Cioè, quel signore col mal di schiena e tutto quanto si è abbassato pur di liberare il cane. Questo secondo me è un gesto di amore così puro che non lo so. Sono felice di vederlo perché al giorno d'oggi le persone sono tutte egoiste, guardano solo i fatti loro. È orribile. È davvero orribile. Io vorrei un mondo dove tutti fossero un po' più buoni e gli importasse qualcosa dell'altro. Non dico solo ovviamente tra persone, ma anche appunto tra animali, eccetera, eccetera. Io mi rivolgo a quei bastardi che abbandonano i cani perché, come tutti gli altri animali, hanno diritto alla vita perché tu li hai fatti nascere. Perché se tu non avessi voluto far nascere quei cani, avresti sterilizzato la tua cagna, probabilmente. Può succedere, sì, ma non è questo il modo giusto di agire. Si portano in una associazione, si portano da, non lo so, in qualche pensione per animali. Non li puoi abbandonare davanti a un cancello. È una cosa totalmente sbagliata. E questi sei cuccioli adesso stanno, penso, bene. Non sono una veterinaria, quindi sono felici, credo. Sono al sicuro, mangiano tanto, molto. Alcuni sono un po' più magri di altri perché probabilmente sono molto denutriti. Alcuni sono molto socievoli, altri ancora hanno un po' paura. Però questo era semplicemente un video per non emanare odio verso le persone o verso determinati tipi di mentalità, però in realtà sì, alla fine io odio queste persone e vorrei che potessero essere loro abbandonati da chi li ha messi in vita, perché è questo che meritano. Perché i cuccioli non hanno scelto di nascere, quindi se la colpa è stata tua,
assumiti le tue responsabilità, non si può fare così, non ce ne si può, non ci si può sempre fregare di tutti. E questa è una cosa che non capirò mai, come si può. Io spero che questo video, non lo so, è stato solo un video di sfogo in realtà, perché avevo bisogno di farlo e allora l'ho fatto. Se volete per caso aiutarci e qualcuno appunto volesse adottare un cucciolo, scrivetemi su Instagram, io vi mando le foto e tutto quanto, però ovviamente devo conoscervi perché non li amo la prima persona che capita. E niente, questo. Grazie per aver visto il video fino alla fine.